Per noi è dopo lo rialziamo. Allora, per noi questa di oggi è la 300, come si dice, dodicesima volta in cui ripetiamo queste storie. Beh, magari lo spettacolo non sarà bello, ma almeno lo sappiamo a memoria, questo è poco ma sicuro. Beh, quindi, però pensate un po', lo spettacolo, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Campania, ha toccato tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto è arrivato fino a Skopje, in Macedonia, in una versione a metà fra l'inglese, l'italiano, i sottotitoli, eccetera. Ma nessuno è mai riuscito ad arrivare alla terza domanda. La prima la beccano tutti, eh? La seconda quasi tutti, la terza ad oggi non l'ha beccata nessuno. Però so che quest'oggi voi ce la farete. Abbiamo tre domande, mi raccomando, le regole sono due. Prima regola, per ogni domanda avete un aiuto da casa, anche se casa sono sempre io. E invece la seconda regola è, avete già visto lo spettacolo? Mi raccomando. Non dovete suggerire, se no non capiremo mai se qualcuno indovina davvero. Sentite qua, eh? Non ci deludete, la prima la indovinano tutti, anche nelle scuole medie. Ok, sentite qua. Mi sapete dire, secondo il grande, boom, grande libro del Guinness dei primati, qual è la parola più detta al mondo? Vai! Smonta tutto, dai. No, è in tutto il mondo, immaginate, cioè c'è una parola, la lingua. Oh, si è messo male, si è messo male. Dai, la dico un sacco di volte. Ma come no? Allora, non ci arriveremo mai alla terza. Però alcune volte succede che partiamo con la prima che non becca nessuno, e poi magari qualcuno sarà la terza. Ma sicuramente sarà la seconda. Allora, sentite qua, l'aiuto è il seguente, è una parola cortissima. Dicono che venga dalla guerra del Vietnam. Io la dico un sacco di volte. Ok, zero killed, la O di zero e la K di killed, di uccisi. Dicono, arrivavano i soldati e loro con i militoni a chiedere any casualties, qualche perdita, e loro dicevano zero killed, ok. A dire loro ci sono un sacco di teorie sull'origine dell'ok, ma questa è una delle più diffuse, delle più comuni. Bene, con un po' di fatica, ma la prima luce sul tabellone, ding, si è accesa. Bene, siete in gara, siete in gara. Domanda numero due, sentite qua, dove va? La domanda numero due è la seguente. Qual è la seconda cosa più detta al mondo? La seconda cosa è? Se trovate la prima. Dai, sentite qua, l'aiuto da casa è il seguente. Io vi devo dire questa frase. Di loro questa frase, dal 1886. Lo scrivono sull'etichetta adesso, senza conservanti, dal 1886. In Africa non ci stanno i pozzi per l'acqua, ma gli ombrelloni rossi con la scritta bianca Enjoy, Coca, Cola, ci sono su tutta la faccia del mondo. La seconda, con un pochino di difficoltà, ma bing, si è accesa anche quella. Bene, signore e signori, la terza lasciamola stare, perché no, la terza vedrete che. Allora, sentite qua. Noi per la terza vi diamo subito l'aiuto, eh? Così tagliamo la testa al toro. Noi lo chiamiamo l'aiuto al negativo. Vi diciamo tutto quello che è già stato detto. Così pian piano il cerchio si restringe. Giusto? Ad oggi è stato detto mamma, mamma, water, acqua, love, amore, yes, no, Jesus Christ, Allah, Facebook, PlayStation. E spesso qualcuno ci dice il Papa. No, nessuna di queste. Alcuni tentativi celebri. Il primo porta la firma di Nuoro, Sardegna, un giovane spettatore. Io prego. E lui. Yeah! Yeah? Yeah! No, amico, grazie per averci provato. Non è yeah. Non so che parola è yeah, ma non è yeah. Ok, secondo tentativo ben riuscito, Rescaldina, provincia di Milano. Oh, bellissimo. Domenica pomeriggio, come oggi, eh? C'era una classe del liceo classico della città che aveva prenotato la prima fila di poltrone. Ed erano, poi tutto il resto era un pubblico misto, ma la prima fila era tutta loro. E c'era questa ragazza, incredibile, come se la vissi adesso, qui davanti agli occhi. C'erano, no, io un po' la vedevo. E mi ricordo che aveva queste scarpette bianche, i jeans azzurrini, questo maglione tutto peloso, rosa, e la coda di cavallo bionda. Ma c'era un particolare inquietante. Questa ragazza era immobile. Cioè, non si muoveva mai. Voglio dire, guardate lo spettacolo, ogni tanto muovi la gamba, ti sistemi i capelli, ti gratti il naso, ma questa immobile, paralizzata lì, immobile. Così, mentre noi andavamo avanti con i racconti, io mi ero fatto un viaggio cosmico che vorrei condividere con voi. La guardavo e dicevo, sentite, il viaggio era molto drammatico.
Però in pratica la situazione era questa, che questa ragazza era molto amata dai suoi compagni di classe, a un certo punto non c'è più. E così loro, che li volevano molto bene, avevano fatto una sorta di manichino, no? Che si portavano sempre lì, eh? E io, oh, non si muoveva, io facevo, prossimo a fare, ehi, ehi, sei viva? Ma lei è l'unica che con questa voce qui ha il coraggio di rispondere e dice queste tue parole. Qual è la terza lei? Merda! Sì. Sì, ma dai, ma scusa un attimo, poi vuoi che sei in italiano? L'italiano magari sarà shit, ma non può essere merda. Però grazie per averci provato, un altro tentativo ben riuscito. Barletta, provincia di Bari. Oh, questo non lo dico per prenderlo per i fondelli, eh. Disse una delle cose più intelligenti che abbiamo mai ascoltato. Tanto che io gli ho chiesto, posso raccontarlo per sempre? Lui, certo, è un onore. Allora lo farò. Sentite qua, lui disse, qual è la terza? Io prego, testuali parole, disse, made in China. Sei un genio! Ma davvero? Cioè, made in China, pile made in China, quelli made in China, China, ma anche le mutande sono made, è tutto made in Vietnam, Thailand, China, è tutto made in China. Guarda, al terzo posto ti metterei quello che tu hai detto, ma mi dispiace, non è così, però bravo, complimenti. L'ultimo tentativo poi tocca a voi. Durante le previsioni del tempo le chiamano isole maggiori. Se non era Sardegna, era bellissima. Sicilia, Siracusa, domenica pomeriggio. Non so perché queste cose succedono sempre la domenica pomeriggio. Accendo le luci in sala, ma non le accendiamo questa sera, lasciamo così. Ecco, accendi tutto e vedi che in mezzo alla platea stava un ragazzo da solo lì, in piedi. Aveva il braccio tirato su. Ora dovete ricordarvi, cioè immaginare come era vestito. Aveva questa camicetta azzurra, i pantaloni marroni con la riga, no? Con la piega, e aveva questo golfino color giallo, muco. E mi ricordo che stava tutto lì, no? Col braccio alzato, tutto rosso, no? Era tutto bagnato, sudato. E aveva la riga nei capelli, questi occhiali con la montatura grossa. E mi ricordo che io ero un po' più in alto, no? Come adesso, gli faccio, prego, tutta la platea, come una coreografia di gruppo, zitti tutti quanti e vum! Si voltano indietro a guardarlo. Il ragazzo passa il braccio, testuali parole, disse, ma io qua la terza è lui. Sex. Sex. Oh, c'hai peccato, ma non è per... E io, amico, spero di non peccarti nei cessi all'uscita, ma non è sex. E lui si siede. Bene, questo è l'ultimo tentativo celebre che ne abbiamo ascoltati tanti, non avete idea la fantasia della gente, ma ora tocca a voi. Qual è la terza cosa più detta al mondo, secondo il grande libro del Guinness dei primati? La prima, ok, Coca-Cola. Voglio dire, non è che ne abbiamo dette tante. La terza, che cosa sarà? Prego, SOS. Buono. Qualcuno dice mafia. Allah. Allah. Ah, buona idea, ma non è quella. Potrebbe essere, aspetta. Ah, l'abbiamo già detto. Potrebbe essere. Cosa potrebbe essere? Forza! Le posso dire io una? Certo! Che non è sicuramente la risposta giusta, ma che si inserisce nel pomeriggio. Giusto. Non penso scapolo. Sì, ma. No, no, poi dopo. Lei lo conosce. Sì, no, però, proprio oggi ho visto una cosa scritta da lui, ma non è questa, ma ci sta, però la mettiamo un po' in coda, sennò non ne usciremo più, capito? Grazie davvero, ma proprio, sì, ci starebbe davvero, e come? Qualcuno ha qualche altra idea? Non è quella, anche perché dovrebbe essere in tutto il mondo, immaginate, ne so, in India. Mira, buona idea, non è neanche Mir, però. Ok, ve lo dico io, sentite qua. Al terzo posto, il grande libro di Guinness dei primati, metti una cosa, sai cosa che ti frega? C'è l'asterisco, nel libro c'è l'asterisco. L'asterisco rimanda a una nota a piedi pagina. Tra parentesi tonde è scritto espressione verbale, due punti. Ogni popolo lo dice nella sua lingua. Al terzo posto, il grande libro di Guinness dei primati mette il modo di dire più usato al mondo. Però ognuno lo dice nella sua lingua. A dire il vero, vincerebbero le parolacce. Ma le parolacce cambiano da città a città, figurarsi da nazione a nazione. Ma c'è una cosa, secondo i linguisti, che noi diciamo in tutto il mondo, ogni giorno, almeno una volta. Ancora più dicono loro di io mi chiamo, io sto o buongiorno. Sapete cosa diciamo? Un sacco di volte diciamo I can't.
scende per pa, e canet, non puedo, ya ne muovo. E in italiano diciamo, non posso, non ci riesco, non ce la faccio, non posso, vedo se ci riesco, vedo se posso, non posso, non ci riesco, non ce la faccio, ma adesso con una bella partita di basket, la palla passa agli psicologi. E anche qui è una cosa vera, gli psicologi che dicono, vero, l'essere umano dice non posso un sacco di volte, ma 9 volte su 10 dice non posso, ma intende dire non voglio. In che senso? È l'ultimo esperimento, poi vi salutiamo. L'esperimento è, ah, amico, non posso passare a trovarti, devo andare in ufficio. Mamma non può giocare con te, mamma deve pulire casa. Mi dispiace, non posso aiutarti, devo pensare a me stesso. Tipico dell'universo delle ragazze. Non posso più stare con te. Devo trovare un nuovo fidanzato, mamma, oppure non posso dirti quello che penso, devo fare i fatti miei. Ora, cambiate i verbi, 9 volte su 10, possiamo dire di essere sempre sinceri. Non posso passare a trovarti, devo andare in ufficio, il nostro amico potrebbe dire, ehi, l'agenda la compili tu, non vuoi passare a trovarmi, amico. Tu vuoi andare in ufficio, va bene, ascolta, passo un'altra volta, ok? Un'altra volta, mamma non può, mamma non vuole giocare con te, mamma vuole pulire casa, io non voglio più stare con te, voglio un'altra persona, non voglio dirti quello che penso, c'è di più vantaggioso farmi i fatti miei. Lei si chiama Svetlana Brodz. E chi è? Svetlana non dice niente, ma il cognome dovrebbe, Brodz. È il cognome del nonno, lei è la nipotina di Josip Brodz, ma tutti lo chiamavano maresciallo Tito, il papà della Jugoslavia. Tito muore nel maggio del 1980, 10 anni più tardi succede quello che avete ascoltato. Svetlana è un cardiochirurgo e lavora a Beograd, in un ospedale. Succede quello che sta succedendo in Bosnia, lei abbandona tutto quanto, station wagon, il bagagliaio pieno di farmaci, suo figlio all'epoca, 7 anni, viene con lei. Loro vanno tutte e due in Bosnia, vicino a Sarajevo, nei campi di battaglia, ad operare le persone, ma c'è una piccola differenza. Anche tanti altri medici, e molti dall'Italia, saranno là. Svetlana ha un piccolo particolare. Nella tasca del camice ha un piccolo Sony microcassette e ogni tanto preme REC e comincia a registrare, delle storie. E in mezzo a tante storie così brutte, ogni tanto qualcuno le ferma il polso e dice «Svetlana, cercai, aspetta, ascolta anche la mia storia». E la gente comincia a condividere con lei storie fatte di eroismo, di coraggio e di fratellanza, fra nemici, fra 3 popoli, 3 religioni differenti. Svetlana, qualche tempo fa, Sarajevo, l'abbiamo incontrata. Sapete dove abita lei? Ulica Gabriele Moreno Locatelli, numero 11. Ha scelto di vivere lì, accanto al ponte. Lei diceva, io credevo che avrei ascoltato una di queste storie. Alla fine della guerra, in tante cassettine, troveranno spazio 10.000 storie di coraggio e di fratellanza fra nemici. Gente comune che fece la cosa giusta per salvare un altro essere umano. Bene, perché questa sera noi siamo qui e voi siete lì? Per fare un po' di teatro, giusto? No, signore. Perché ogni personaggio delle 4 storie che avete ascoltato, e il libro ne contiene altre 86, le 90 più belle. Bene, in questo libro ognuno dei protagonisti avrebbe potuto dire «Ya ne mogu, non posso». E che ne dici di salvare quella donna? Potrebbe essere la tua mamma, solo sbagliato il passaporto. Se non l'aiuti tu, l'ammazzano fuori dall'autobus. Amico, se mi beccano, mi tagliano la gola. E che ne dici? Quella mamma la porti oltre il posto di blocco, a un bimbo di 15 anni dalla zia. Ok, fai la cosa giusta. Non posso, credimi, non ci riesco. Non fermare l'autobus, hai 72 minori a bordo. I più piccoli avevano 4 mesi. Schiaccia il pedale, dai che li porti via. Non lasciarli ai soldati di Mladic. Amico, non ci riesco, davvero. Non posso, non ce la faccio. Quando in gioco c'è la vita o la morte, dice Svetlana. La differenza fra non posso o non voglio, quella è molto più semplice. E adesso, dopo tutte queste belle parole, che non contano niente, io finalmente posso dirvi quello che penso, sinceramente. Questo rospo da dentro lo stomaco. Io penso sinceramente che se c'è stata quella guerra, e oggi ce ne stanno secondo Amnesty International altre 32, io non posso farci niente. Voi potete farci qualcosa? No, io non posso farci niente se nel mondo c'è la guerra. Non posso farci niente se la gente muore di fame. Io non posso farci niente se ascolto parole razziste. Non posso farci niente se vivo in un paese in cui corruzione e interesse personale sono sempre la regola. Io non posso farci niente se sono spettatore di episodi di violenza, di illegalità, di violazioni di diritti umani. Io non posso farci niente. Ok, dai. Certo. Mi dispiace okay. Tantissimo. Poi, ma io da sola mica posso farci niente. Io non posso farci niente. Ascolta, io non sono nessuno. Io non posso farci niente. Non posso farci niente. O non voglio farci niente. La scelta
è mia. La scelta è nostra. Spetta unicamente sempre ad ognuno di noi. Zagreb, Sarajevo, Beograd, sempre uguale. Dicono qua l'allievo. Grazie di cuore, grazie mille.